Benvenuti a tutti ad una nuova edizione del TG Rock. Ecco le news in primo piano di oggi, lunedì 11 gennaio. I Baltazar annunciano una data in Italia per il prossimo mese. Venduto per 35 milioni di dollari il catalogo degli Offspring. Ed in ultimo anche i cristalli Swarovski celebrano l'uscita di Black Star, 28° album di inediti di David Bowie. Dopo il successo di Rats, disco uscito nel 2012, i Baltazar fanno il loro ritorno sulla scena musicale annunciando una nuova data nel nostro paese. La formazione indie pop belga, guidata dai cantautori Martin de Volder e Jean Deprez, suonerà infatti il 3 febbraio al Bico di Milano a supporto dell'album Thin Walls, uscito lo scorso marzo per l'etichetta Play the Game Same ed anticipato dai singoli Then What e Bunker. Biglietti disponibili online al prezzo di 15 euro più diritti di prevendita. Spazio come sempre all'underground nostrano, esce su YouTube Lo Specchio, primo estratto dall'omonimo album del duo milanese Zivago, uscito lo scorso 30 ottobre per i Dischi del Minollo. Forti contaminazioni dalla scena folk rock, da quella indie new wave anni 80 e 90 e dalla tradizione melodica cantautorale italiana contraddistinguono le sonorità del gruppo Meneghino, che con queste 9 tracce racconta delicate storie caratterizzate da un tono intimista e ispirato. Ci ascoltiamo gli Zivago con il brano Lo Specchio. Di inutili sguardi, dagli occhi di sale, tu salva i miei sogni e portali altrove. Lontano è una strega cattiva che si è persa. Abbiamo ascoltato Lo Specchio, nuovo singolo e videoclip degli Zivago. Torniamo alle news del sommario. Gli Offspring hanno deciso di vendere i masters, nonché i diritti di pubblicazione del loro catalogo alla Round Hill Music. L'agenzia ha comunicato di aver pagato 35 milioni di dollari alla punk band californiana per chiudere l'affare. Dal canto loro, gli Offspring continueranno ad andare in tour e ad incidere album. Il catalogo non è infatti la loro unica fonte di guadagno e la band è convinta che la Round Hill farà del suo meglio per far fruttare l'investimento fatto. Questo giugno segnerà il debutto dell'opera rock Il Divo Nerone, ispirata neanche a dirlo al famigerato imperatore romano. La regia è affidata a Gino Landi, i costumi al premio Oscar Gabriella Pescucci, la scenografia al tre volte premio Oscar Dante Ferretti e infine la produzione a Franco Migliacci. Nello spettacolo, che sarà messo in scena sia in italiano che in inglese, si racconteranno 14 anni di vita del tiranno Nerone e i fasti dell'impero romano, che rivivranno attraverso scenari tridimensionali ricreati nei luoghi esatti del passato. Di seguito i concerti di oggi lunedì 11 gennaio. Riccardo Marini al Twiggy Café and Music Club di Varese. Superio all'antica osteria del Fico in provincia di Cremona. Armoud alla bottega del Luppolo di Altamura in provincia di Bari. Ronin al Granma di Roma e infine Sine Zamia al Legend Club di Milano.
È uscito venerdì scorso 8 gennaio, nel giorno del suo 69esimo compleanno, Black Star, il 28esimo album di inediti di David Bowie, che giunge a 3 anni di distanza da The Next Day. 7 brani disponibili in CD, vinile 180 grammi con copertina fustellata e in versione digitale. In esclusiva per l'Italia è stata inoltre realizzata un'edizione speciale unica al mondo, impreziosita con cristalli Swarovski, 69 fatiscenti box a tiratura limitata e numerata, pezzi unici da collezione per festeggiare i 69 anni del leggendario artista britannico. Chiudiamo con un'altra news dall'underground. Per la fine di gennaio il Covo Club di Bologna, insieme a No Hope Fanzine e Sniffing Glucose, ha organizzato l'Inverno Fest, un'interessante rassegna di 2 giorni di musica italiana a cui parteciperanno ben 10 artisti. Venerdì 29 e sabato 30 gennaio le porte della storica venue emiliana si apriranno alle ore 20 con inizio concerti alle 20:30. I biglietti sono in vendita al costo di 7 euro per serata oppure a soli 10 euro l'abbonamento per entrambi i giorni. Nell'angolo delle ricorrenze, auguri a Tom Hagen, voce dei Kasabian, che oggi lunedì 11 gennaio compie 35 anni. È tutto, a domani per una nuova edizione del TG Rock.